Buongiorno ragazze, nuovo video vlog, belle che riccio, come state? Spero bene. Quindi, allora, che dire? Allora, innanzitutto volevo dirvi che oggi non sono andata al mare perché non mi andava, anzi, per dire la verità, ho dei giorni più stabiliti per andare al mare e altri per restare a casa, così, perché mi piace stare a casa. Dunque, mi vedete nella mia bella location, camera mia, perché sono in camera mia ovviamente, non so se si capisce, ma sì. E niente, ci tenevo a farmi un po' di compagnia, a parlarvi delle mie solite cose. Allora, ieri sono andata al mare appunto con la mia amica, sono stata benissimo, l'acqua era un po' freddina, ma non tanto, si stava benone, dai. Non ho ripreso, volevo riprendere un po' il mare, ma alla fine ho fatto finta di niente e non ho ripreso una mazza. Però tutto sommato ho fatto tanti bei bagni, tanti bei tuffi, mi è piaciuta l'acqua, mi è piaciuto tutto, e che dire, è stato tutto molto bello e fantastico. Allora, stamattina non ho voglia di alzarmi comunque, invece eccomi qua a fare il videoblog per voi. Sì, lo so, è sempre la solita location, però quando voglio esco anche senza riprendere, senza registrare, perché tanto se registro in... c'è un paese piccolo mio, vero che non c'entra niente, ma potrei anche registrare in un paese piccolo come il mio, dove ci abito da anni e anni, però non ne ho idea. Già, ho già registrato tempo fa, qualche giorno fa, però a certe non è piaciuto e altre invece sì. Vabbè, niente, io non so perché siete storte, siamo solo che vi inclino un po' di più. Ok, ora se così siete a posto. Perché non riuscivo a capire perché non riuscivo a... perché non... vabbè, parlo a sproposito. Allora, non riuscivo a vedere come inclinare verso questa parte qui il cavalletto. Cioè, non è ho un cavalletto a tre piedi che potrei anche farlo a mo' di selfie, però non so come metterlo, come inclinare verso di qua. Comunque niente, verso di me, diciamo. Oggi il mio parlare non è tanto corretto, il mio italiano, vabbè, con la comment. Italiano, non ho mai saputo parlare bene, qualche volta, ma neanche, lasciamo perdere. E niente, allora, che dire, cosa ho combinato stamattina? Niente di che, volevo mettermi un po' a posto la casa, ma ho lasciato perdere perché tanto non è poi così zozza. Le mie ultime parole famose, perché... lì dietro, non so se voi potete vedere, ovvero da quella parte lì, è tutto pieno di ragnatele, quindi io non ho voglia di mettermi lì con la scopetta, con la scopina a pulire. Avevo una mini scopetta, non per pulire le ragnatele o cose varie, ma io non me la sento di pulire perché fa un po' schifo, fa un po' senso le ragnatele. Cosa qui? Niente, fatemi vedere, niente, ok. A parte le mie storie, oggi ho iniziato a farmi le sopracciglia con la matita che poi potete vedere, faccio vedere un attimo, un secondo. Allora, questa matita qui della L'Oreal, questa, con la mina retraibile da una parte, se riesco a parlare oggi non lo so, da una parte, poi dall'altra il coso per, come si chiama, il cosino, vabbè. Il pettinino per poter rimettere in ordine le sopracciglia. Non è che non sono decisa a farla, ragazze, però a spiegare tutto alla perfezione non ce la faccio proprio. Boh, vabbè. Questo è il brow definisher per definire le sopracciglia, come l'ho detto, non lo so, abbiate pazienza. Ed è della Douglas. Fate un po' vedere un po'. Sì, della Douglas, vedete? Già. E niente, ho disegnato un po' le mie sopracciglia, e poi l'ho dato una sistemazione, colorazione per fissarle meglio.
nulla di più, nulla di che, diciamo. Sono vestita in pigiama, non so se si percepisce, ma questo qua è del pigiama. E sotto sono così, non so se si capisce. Pantaloncino del pigiama, pazienza raga, non avevo molta voglia di niente, aspettate. E quindi vi dicevo, allora, il pantalone del pigiama, che se ne frega ragazzi, siamo tra ragazze, quindi che me ne frega di cambiarmi, diciamoci la verità. E niente, quindi, allora, se vedete che non ho fatto il letto è perché ancora non ho voglia, ma prima di andare anche la voglia di fare il letto, non lo faccio di fronte a voi perché so che è anche molto scocciato il fattore letto, quindi, perché ho sentito dire una ragazza, che tra l'altro saluto, ciao Claudia, e mi dice ancora questo letto, ma il letto va fatto, se no che razza di, che razza di youtuber sono se non faccio il letto, almeno quello devo fare, poi vabbè. Pazienza, a me piace fare il letto, io amo fare il letto, è bellissimo fare il letto, almeno un po' d'ordine ci sta, è vero, è noioso vedere fare il letto, ma ha nessun senso, ma stavolta lo farò come, non in diretta con voi perché so che poi voi vi stancate e non, lo fa, e non ha senso vedere fare il letto, boh, vabbè, ognuno la pensa come vuole dei canali, e niente, aspettate. E niente, quindi alla fine ha chiamato, cosa vi volevo dire? Ah sì, ha chiamato il tecnico degli aggiusto tutto, ovvero non so come dire, della lavatrice, del frigo, quello che è, insomma, un tecnico ha chiamato. Un tecnico nostro di fiducia, che praticamente non viene oggi perché, non lo so, forse non ce la fanno, non ho idea. E quindi praticamente per un altro giorno, non dico quando perché sono cose nostre personali, ovviamente non per non viene, basta appunto. Comunque io sono qua di fronte, mi sono spostata perché non vorrei si vedesse tutto, non vorrei che si vedesse tutto il letto sfatto, e quindi mi sono messa da questa parte qui dove c'è tutti i miei trucchi, tutte le mie cose, e vabbè, e niente. A proposito, questa lampadina qui è da cambiare perché se proprio ha preso vita e si è fulminata, o non so cosa, o se l'ho consumata troppo, e quindi non funziona più e vai. Cioè, quindi, che dire? Io alla fine devo andare a comprare, aspettate un attimo. Allora, scusate la continua interruzione, ma ho, come si vuol dire, ho famiglia, come tutti penso, come tutti noi penso, come tutti voi anche, e quindi ogni tanto c'è bisogno di sapere, di aiutare mia nonna. Comunque niente, allora, dunque, sì ragazze, sono in fase di pulire un po' la mia camera perché è troppo sfatta, troppo coso, per giunta si è rotta anche la pedana del letto, non so come ha fatto quella, la, non so come farvi vedere perché ce l'ho trasfatto, quindi non è il caso, insomma la testiera del letto si è rotta, e quindi, anzi l'ho rotta io non so come, quindi no comment, lasciamo perdere che è meglio. E quindi un po' da, vedete questa parte qui del comò, no questa è la scrivania, quella parte lì del comò, ops, vedete un po' l'ho trasfatto, vabbè, questa parte del comò è tutta da pulire tutto, anche qua questa scrivania qui, anche questa è tutta da pulire. Io lì su non mi interessa niente, lascio com'è, ma almeno qua su, dico qui e qui è tutto da pulire, perché tutto, avete capito, in polvere, quindi bisogna tutto pulire, fare cose, e se avete capito, non ne ho voglia, però pazienza, la pulirò anche se non ho voglia. Mi armo di stracci, straccetti, anzi quelli di microfibra che mi avete visto parecchie volte pulire con quelli. Niente, pulisco con quelli, ok? E poi niente, cerco di fare altre cose, cioè di portarvi qualche po' di disegno ASMR, non lo so, vediamo se riesco a portarvi qualche disegno di ASMR, vediamo. O forse solo ASMR, perché già una ragazza, non so se è una ragazza
un ragazzo, mi pare che sia più una ragazza, sì. Mi ha chiesto, scusate perché cambio braccio, se facessi un video ASMR. Va bene, lo posso anche fare, però almeno spero che vi possa piacere. Ma sì, dai, so che vi piacciono i video ASMR. Che domande faccio anche io? Ok? Allora, io adesso chiudo perché sono già arrivato a 10 minuti di video e altrimenti se no cala la vostra attenzione, perché già so che i video brevi vi piacciono, a prescindere dai video lunghi, però io preferisco fare video brevi, anzi anche video lunghi io amo fare, però solo quando ho cose, però come dite voi, fai video dove hai cose da dire, non fare video tanto per, come so dire, video tanto di essere buttato su YouTube. Avete ragione, mi concordo con voi, fai video quando hai qualcosa da dire, non quando non hai nulla da dire. Non è perché me l'ha detto qualcuno, perché me l'ha detto più che altro una mia amica, non so se posso dirlo, ma è la verità, avete ragione. No, non mi sono offesa, per carità, non credete questo, non mi, come si può dire, non mi fate pensare, non fraintendetemi, per carità, no, non voglio, non mi offendo, per carità. Ci mancherebbe solo che mi offendessi, siamo amiche, un bacio a te Anna. Quindi niente, era solo per dire che avete ragione, devo fare video più che hanno un discorso, se no ciao proprio. Allora, stavo pensando di portarvi tanti contenuti inerente alla mia vita quotidiana, però non ho idea se portarli in questi giorni o se portarli verso settembre. Una rubrica, una nuova rubrica stavo pensando di aprire, una rubrica sulla mia vita quotidiana e anche un drama life, sulla storia della mia vita, se riesco a dirlo. e niente, basta, cos'altro dirvi? Devo spolverare, appunto l'ho già detto, ma non so se ne voglia. Oggi cosa farò? Anzi, oggi tra l'altro ho un evento, non è un evento che so che, però come suol dire, festeggio un compleanno, non dico di chi, però lo festeggio. Qualcuno già lo saprà di chi parlo, però non lo voglio dire perché non va, è troppo privata la cosa, anzi non è che è privata, lo saprete tutti chi è compleanno. E niente, cosa dire adesso io? Allora, comunque la giornata con la palavra è bellissima, comunque è molto bella, non so se si capisce, aspettate, non voglio mettere troppo. Allora, aspettate un secondo, ok, vedete com'è la giornata, non è male per niente, è bellissima anzi. Quindi vabbè, oggi sono andata al mare, ma non fa testo, però è così. Mi piace molto che il fatto che è una bella giornata. Speriamo che continui così. Io parlavo. Non è molto ventilato, anzi è serena, piuttosto serena la giornata, quindi si spera è meglio. Perché sì. Ah, ultimamente come borsa sto portando questa, non so se si capisce. Questa qua, non più lo zaino, ma mi è venuta più comoda questa qua, questa borsetta qua. Si vede? No, non si vede. Vedete? Eccola qua, questa borsa qua. Molto carina, molto composta, insomma. Non è il massimo, ma a me piace, diciamo la verità. E poi, che dire? Anche lo zaino non è male perché è ancora più comodo della borsa, vedete? Questo zaino qui lo amo perché è troppo bello e comodo, però anche la borsa non è male. Tutto lì. Perché tremo? Non capisco, boh, vabbè. Allora, ok. Dunque. Io sto tremando che non ne posso più, vabbè. Aspetta un secondo che vi aggancio qua, ok. Allora, dunque ragazzi miei,
ragazzi mie, che dire? Fatemi sapere sotto i commenti. Sì, sono fatti già 15 minuti di video, poi che stoppo, perché sennò vi annoiate. Aspettate. Allora, vi dicevo, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like di supporto e fatemi sapere con un commento com'era la mia voce, se era troppo moscia o se era troppo agitata, ma non penso, perché ultimamente mi ha avuto lì. Quindi, che dire, spero che questo video appunto vi abbia, non dico annoiato solo, ma se non vi ha annoiato almeno fate un po' un pizzichino così di compagnia, ok? E niente, un bacio, fatemi sapere con un commento o con un pollicione all'insù e vabbè, non vi chiedo di iscrivervi perché lo farete in automatico se volete. Se vi piace sto canale, potete iscrivervi, e se no non c'è obbligo di iscrizione, per carità, però a me farebbe piacere se no va bene così. Ciao, un bacio, solo per piacere iscrivetevi, vi raccomando, per piacere di voi stessi, perché vi piace il canale, non per altro, ok? Altro sarebbe fammi numero, perché non mi interessa. Iscritti inattivi non mi servono, solo se veramente vi interessa i miei contenuti, ok? No, non è tanto per chissà quale motivo, perché è così, perché la verità, ragazze, non serve fare iscritto ricambio, va bene così e basta. Un iscritto a piacere, però con la voglia, con l'interesse del contenuto, altrimenti non ha senso, secondo me. Bene, ciao, a presto, un bacio. Vi voglio bene, ciao.